Un saluto a tutti gli amici di Smart World. Oggi siamo nella natura, lo so che non vedete spesso da noi video del genere, ma dobbiamo provare questo Parrot Bebop 2, quindi abbiamo dovuto per forza cercare un posto bello come questo e allontanarci dal nostro ufficio. Parrot Bebop, la prima versione, è stata la prima recensione che abbiamo fatto su Smart World, quindi a poco più di un anno di distanza siamo molto felici di provare la seconda versione, che ha dei miglioramenti importanti. La batteria non traballa più, è molto più solida, c'è una memoria interna dove salvare i video, ma soprattutto, e secondo me questa è la più grande differenza, la batteria adesso è da 2700 mAh contro i 1200 mAh che in teoria gli permetteranno di volare per circa 25 minuti. Dietro adesso c'è un grosso LED di notifica che è anche un tasto, prima invece il drone si accendeva praticamente nel momento in cui inserivamo la batteria. È dotato di un sacco di sensori, GPS, GLONASS e anche di sensori a ultrasuoni per capire la distanza dal terreno. C'è anche una fotocamera inferiore che non serve a fare foto, ma serve a capire sempre la velocità del drone e la distanza dal terreno. Scatta foto ogni 16 millisecondi per capire appunto a che velocità si sta spostando. E poi invece, se levo questo coperchio sulla parte frontale, abbiamo anche una vera e propria fotocamera da 14 megapixel che riesce a fare video in 1080p. È una fotocamera estremamente grandangolare che, grazie a un trucco software, come ho già visto anche nel primo Bebop, ci permette di muovere l'inquadratura. In realtà non state muovendo la fotocamera all'interno del drone, ma state muovendo semplicemente l'inquadratura e state ritagliando una porzione diversa di schermo. Pesa circa 500 grammi, si utilizza o tramite il vostro smartphone, e allora non avrete bisogno di spendere fino a 949 euro, che è il prezzo necessario per acquistare questo Bebop 2 insieme allo Sky Controller, che invece è il prodotto che noi utilizzeremo. Allo Sky Controller noi collegheremo invece un tablet per avere una visuale in tempo reale di quello che il drone sta guardando. Il drone arriva fino a 60 km orari, tramite il software ci sono un sacco di impostazioni per scegliere la sua velocità massima, la sua inclinazione massima, la sua altezza massima, in modo da non perderlo mai di vista. Ma direi che ho chiacchierato anche troppo e quindi è arrivato il momento di accendere i motori e decollare. We'll be right back.
sono finiti i nostri 25 minuti di divertimento e sono stati veramente quasi 25 minuti, quindi per una volta, per questo tipo di giocattoli, l'autonomia è stata quella che il produttore ha dichiarato, e non è stato veramente male. La mia esperienza è stata veramente molto molto migliore del primo Bebop, che mi aveva divertito ma che aveva tutta una serie di lacune che qui ho visto risolte. Sono riuscito a pilotare il mio drone anche guardando quello che c'era sul tablet del mio attaccato al mio Sky Controller, il che è notevole perché mi ha permesso di allontanarmi abbastanza e quindi di non avere più perfettamente il controllo del drone dal punto di vista visivo, che comunque, attenzione, è una cosa molto importante, è una cosa che non va assolutamente fatta in situazioni in cui ci sono altre persone oltre voi, ma comunque vi permette di vedere cosa il drone sta vedendo. Mi ha permesso di fare foto, mi ha permesso di fare video capendo quello che stavo facendo, mentre invece prima l'ausilio del tablet come schermo era soltanto appunto un ausilio aggiuntivo, ma non era il suo vero punto di forza. Per il resto rimane comunque sicuramente un giocattolo costoso, sono praticamente quasi un migliaio di euro con lo Sky Controller, che è assolutamente consigliato. Io non consiglierei l'acquisto di questo prodotto senza lo Sky Controller. Si tratta quindi di un prodotto che entra in un mercato dove altri produttori di droni sicuramente stanno facendo molto bene e stanno abbassando i loro prezzi. Rimane appunto un prodotto consigliato, magari non a quel prezzo. Se lo trovate a qualche prezzo un pochino inferiore, magari state vedendo questa recensione più avanti, chissà, magari intorno a Natale, quando costerà meno, sicuramente questo Bebop 2 saprà divertirvi. Trovate tutta la recensione completa con i dettagli, le foto e i video anche registrati da questo drone sul nostro sito smartworld.it. Per questa recensione è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per smartworld.it.